Sono presenti da 20 anni nella nostra città le suore missionarie della carità, fondate dalla Beata Teresa di Calcutta nel 1950 nella città indiana. Oltre ai voti di povertà, castità e obbedienza, le missionarie della carità compiono un quarto voto, quello di offrire se stesse per il servizio dei più poveri tra i poveri. A Bologna sono presenti nella casa di Via del Terrapieno, dove si dedicano soprattutto alle donne in difficoltà, ex prostitute, ragazze madri e straniere. E nella parrocchia di San Domenico Savio molte persone si sono riunite per celebrare con il cardinale arcivescovo la festa liturgica della Beata Teresa. Tra di essi i laici e i volontari che collaborano con le missionarie e non poche delle persone assistite dalle religiose. Il cardinale arcivescovo ha individuato nella preghiera liturgica dedicata a Madre Teresa di Calcutta una sintesi efficace delle intuizioni spirituali della Beata e della sua esperienza di vita. O Dio, che hai chiamato la Beata Teresa all'amore del tuo figlio, assetato sulla croce, con una carità straordinaria verso i più poveri dei poveri. Questo è il volto spirituale di Madre Teresa. In primo luogo è accaduto quello che lei stessa chiamava nella sua vita la grande ispirazione. Ha percepito, cioè, nel crocifisso, più precisamente nel grido di Gesù, ho sete, l'espressione più alta, più profonda, più commovente, più struggente dell'amore di Dio verso l'uomo. Poi il cardinale ha ripreso il testo della lettera alle consorelle scritta dalla Beata poche ore prima di morire, il 5 settembre 1997. La nostra gratitudine si manifesti nella determinazione di saziare la sete di Gesù. Come? Con una vita di autentica carità, cioè amore per Gesù nella preghiera, amore per Gesù nelle consorelle, amore per Gesù nei più poveri fra i più poveri.